Questo è il locale che dà accesso agli infermieri che portano i campioni per il coronavirus, insomma per gli altri materiali biologici che devono essere analizzati. Come vedete tutti gli operatori che stanno avviando, diciamo, le prime procedure per poi portare ai settori diagnostici i campioni che devono essere analizzati. Gli altri ospedali ci portano i campioni a volte. Sono così numerosi che ce li portano proprio in scatoloni. Chiaramente all'interno di questi scatoloni i campioni poi sono all'interno di contenitori di sicurezza, così come prescrive la normativa. Questo è uno dei locali. Vi faccio affacciare solo. Biologia molecolare 2. Stanno lavorando all'estrazione e all'amplificazione dei campioni per il Covid-19. Sotto cappa, sono anche loro protetti e alcune operazioni con maggiore possibilità di inquinamento o di contagio vengono eseguiti nel locale di biosicurezza 3, che è un locale a pressione negativa. Allora, in questo settore c'è la valutazione dei dati che dalle varie piattaforme praticamente vengono fuori, con le quali sono stati eseguiti i campioni. Quindi c'è la valutazione delle curve legate ai vari campioni e quindi alla fine noi possiamo dire se quel campione risulta positivo o negativo per il coronavirus, per il Covid-19. Da qui poi la collega invia tutti i dati con un file preciso alla nostra direzione sanitaria, che a sua volta lo invierà alla Protezione Civile. Avremo la possibilità, su una grossa strumentazione che era già nostra dotazione, riusciremo a elevare il numero dei campioni da eseguire in maniera veramente consistente, ad arrivare fino a sotto i 1.000 campioni al giorno. Questo tipo di strumentazione non c'è in tutti gli ospedali, cioè in un unico si farà, non ci sarà bisogno di tanti passaggi, di tanti operatori che svolgono le varie fasi. Ma questa è una strumentazione walk away. Cosa significa? Che io metto un campione, il tampone, dopo soltanto averlo vortexato, agitato, ecco, viene messo in macchina e lui ci fa tutte le fasi fino ad arrivare alla fase di validazione dell'esame. E siccome è uno strumento anche interfacciato, gli operatori non perderanno neanche il tempo a trascrivere i risultati o quant'altro. La ditta ci garantisce la possibilità di eseguire fino a 1.000 tamponi al giorno, 900-1.000 tamponi al giorno. Lei ritiene che gli spostamenti che ci sono stati dalla Lombardia verso la nostra regione e le regioni del sud in generale abbiano contribuito ad un aumento dei contagi? Sicuramente sì, io purtroppo vedo i nomi che mi arrivano in laboratorio, c'è stato un incremento, diciamo, proprio subito dopo l'arrivo di queste persone dalle regioni settentrionali, io l'ho verificato, molte volte ho avuto la possibilità anche di constatarlo.